Amici di Mr. Gadget, buona giornata e bentrovati. Prosegue la lista infinita di confronti tra LG G4. Siamo persone serie, lo vogliamo confrontare con qualunque prodotto davvero interessante che ci sia sul mercato. No, persone serie no, scusate, era una stupidata. Siamo persone, punto, e vogliamo confrontare insomma, qualunque prodotto ci sia sul mercato, compreso questo molto interessante per il rapporto qualità-prezzo Mate 7. Qui lo vedete nella versione 1 Million Edition, quello che ha celebrato insomma il milione di prodotti distribuiti nel nostro paese da Huawei. Questo è un prodotto con una memoria da 32 giga, con 3 giga di RAM, dunque con delle specifiche un po' più avanzate rispetto agli altri. Faccio notare subito una cosa, ve lo dico perché ho finito le SIM card, quindi non c'è SIM card all'interno di questo telefono collegato alla rete, così come collegato alla rete è anche LG G4. Cancelliamo le notifiche da entrambi, vediamo se abbiamo applicazioni aperte di qualche genere, le andiamo a chiudere tutte per partire nella stessa condizione. Lo facciamo anche da questa parte, cancella tutto per mettere di fronte insomma due telefoni che tutto sommato competono anche e soprattutto per il posizionamento nel mondo dei phablet, no? Abbiamo 6 pollici per il display del Mate 7 e invece 5,5 pollici per LG G4. Che cos'altro? Vediamo un po', ecco, l'aspetto dei due telefoni messi uno di fronte all'altro. Vedete un lato molto pulito, c'è praticamente solo l'inserimento delle SIM card per quanto riguarda il Mate, ovviamente pulitissimo è il lato di G4, che sappiamo insomma sui lati non ha assolutamente alcun pulsante. La parte superiore del Mate 7 con il bilanciamento del volume e con l'attacco per le cuffie, invece la parte superiore per G4 con la porta infrarossi e il bilanciamento del rumore più che del volume, scusatemi. Sul lato invece opposto volume rocker, pulsante di controllo della accensione e nient'altro per quanto riguarda Mate 7, mentre un lato pulitissimo per il G4. Sulla parte inferiore entrambi con attacco micro USB e vedete entrambi con il microfono. LG G4 ha anche un LG G4 ha anche, scusate, vedete l'attacco per le cuffie da 3,5 mm. Poi entreremo nelle varie caratteristiche, però sul retro, per vedere un po' le differenze insomma di come sono fatti questi due telefoni. Sul retro volume rocker, quindi il pulsante di controllo del volume, il pulsante d'accensione, il puntatore laser per la messa a fuoco, il sensore dei colori e il flash con la fotocamera da 16 megapixel. Per quanto riguarda invece Mate 7, un sensore di impronte digitali, l'altoparlante più o meno nella stessa posizione del G4, una fotocamera da 13 megapixel con il flash, non ha puntatori laser, sensori termici vari e eventuali. Probabilmente sapete che il pulsante dell'impronta digitale, insomma il sensore di impronta digitale, serve perché appoggiandolo in pratica voi sbloccate il telefono senza bisogno di toccare null'altro. Devo dire che è una delle implementazioni più intelligenti del sensore di impronta digitale. Allora, che cos'altro? Vediamo un attimo intanto l'aspetto, no? Per quanto riguarda la personalizzazione, uno ha Android 4.4.4, sta arrivando in queste ore l'aggiornamento alla nuova versione di Android, ovvero a 5.1 diretta, ha saltato 5.0.2, va direttamente alla 5.1. Per quanto riguarda poi invece, vediamo le personalizzazioni proprio del software, siamo davanti a due mondi completamente diversi, no? Anche vedendo le impostazioni scelte per quanto riguarda il menu, mentre ha scelto di muoversi con i tab LG, dividendo insomma per aree i comandi principali del telefono, invece c'è la
classica visualizzazione in verticale per Helm Mate 7, che tra l'altro con MIUI ha alcune diciamo personalizzazioni particolari, no? Tipo è molto difficile cambiare il launcher di base, dovete entrare in un menu, in un sottomenu, a quel punto nel sottomenu trovate le indicazioni di come fare quell'operazione, insomma è un po' particolare. No, resto un attimo su questa cosa per mostrarvi invece un dettaglio importante. Guardate il tenore del bianco su questi due display, e abbiamo visto tra l'altro che LG G4 non era esattamente quello con il bianco più diciamo performante, no? Però vedete qui la differenza. Intanto andiamo a vedere anche le dimensioni: abbiamo 148 mm contro 157, 76 mm contro 81, però 7,9 mm di spessore contro 9,8. Il peso 155 grammi, qui abbiamo un peso massimo perché addirittura 185 grammi di prodotto. I display, tra l'altro, i display IPS LCD da una parte, IPS LCD dall'altra, però qui c'è una definizione di 2K e qui invece una definizione Full HD. Abbiamo una densità di pixel per pollice ben oltre i 500 pixel per quanto riguarda LG, 368 pixel per pollice invece per quanto riguarda il prodotto di Mate, il Mate 7. Body ratio siamo oltre il 73%, screen to body intendo, cioè il rapporto tra display e superficie totale 73,7%, siamo appena oltre il 72% invece per quanto riguarda il G4. Altro dettaglio importante da sottolineare: processori, abbiamo un Qualcomm Snapdragon 808 con 6 core con un clock massimo di 1,8 giga. Da questa parte abbiamo un octa-core invece fatto in casa Huawei che si chiama Kirin 925 con un clock massimo da 1.8 giga. Ecco, vedete che per quanto riguarda, sì, c'è una cosa da sottolineare: qui non c'è la home ufficiale, però tutto sommato non cambia tantissimo nella percezione dell'uso del telefono, anzi per alcuni versi questa che sto utilizzando è più veloce di quella originale delle MIUI home di Huawei. Oggi proprio Huawei non riesco a pronunciarlo. Allora andiamo a vedere un po' il confronto, ad esempio nell'utilizzo del browser. Vediamo di pescare non il Galaxy S4 Mini ma il Corriere, come nostra abitudine. Ok, c'è il certificato del Corriere che probabilmente è scaduto. Andiamo a vedere anche la visualizzazione desktop. Vedete che è facile intuire. Adesso andiamo a vedere anche per sicurezza di mettere entrambi. Mettiamo entrambi al massimo della luminosità. Però è facile intuire come è proprio sia diversa l'impostazione dei due display, perché guardate come al massimo cambi invece la proporzione nella riproduzione del bianco, no? Con il massimo della luminosità si attenua un attimo la differenza tra i due display, però vedete chiaramente dalle immagini quale dei due sia il più luminoso. Allora, per quanto riguarda la gestione, insomma, del sito internet, vediamo adesso quando ha finito, non ha ancora finito di caricare. Avevo detto questo è collegato solo con la rete wifi, che è una rete che va un po' a vapore. Vedete nella gestione del sito il Kirin di Huawei qualche scattino ogni tanto lo dà, non ha invece la precisione e puntualità del Qualcomm. Guardate che questo però non si riflette poi nell'uso di tutti i giorni, perché tutto sommato questo Kirin è molto veloce e anche performante. Guardate anche nell'apertura della fotocamera, più o meno, insomma, siamo leggermente più veloci con LG G4, però bisogna dire che LG G4 è in assoluto uno dei migliori prodotti sul mercato in quanto a velocità del software. Allora, fotocamera, sappiamo che ci sono tre modalità per LG G4, potete scegliere una modalità molto semplice, addirittura quella semplice non vi mostra nulla se non il fatto che voi mettete il dito sul display e avete scattato la vostra fotografia. Non è molto diverso il principio di Mate 7, anche questo con una fotocamera che richiama un po' quella di iOS sicuramente. Vediamo di scattare la foto, vedete comunque scatto e memorizzazione praticamente immediati, no? Sono velocissimi, un po' meno veloce invece il ritorno
alla fotografia, anche vedete più o meno la stessa cosa anche per LG G4, che non è proprio un fulmine. Io vi vorrei far notare una cosa: guardate la scrivania come viene ripresa, e anche in questo caso come i colori, questo è l'ultimo trip, non so se l'avete notato, no? I colori vengano essenzialmente un po' stravolti da entrambi. Questo purtroppo è un problema che insomma è classico per quanto riguarda i telefoni, che sono, spesso stravolgono quelle che sono le tonalità, le cromatiche. Vedete proprio come sia diversa la scrivania nella sua colorazione reale. Adesso tra l'altro c'è un'alterazione anche dei colori dovuta all'utilizzo di una luminosità così elevata. Abbassiamo un po' la luminosità per riuscire ad avere una resa migliore della videocamera. Allora, dicevo, questo dunque il dato principale, no, per quanto riguarda i due telefoni. Ecco, lo vedete qui ancora meglio adesso che il display non schiaccia più i colori della videocamera, insomma, che tutto sommato sono la scrivania è un po' diversa. In questo caso è un po' più abile, è un po' più vicino il colore di LG G4. Dicevo, fotocamera 16 megapixel per quanto riguarda la fotocamera sul retro per LG G4, 13 megapixel per Mate 7, sono entrambi ottime fotocamere. Onestamente LG G4 mi pare un pelo superiore anche nel dettaglio e nel contrastare, e poi soprattutto abbiamo visto adesso nel rilevare il colore. Fotocamera frontale 5 megapixel da una parte, 8 megapixel dall'altra, sono entrambe ottime. Devo dire che anche da questo punto di vista il nostro G4 si comporta veramente alla grandissima. Differenza fondamentale invece, differenza questa abissale, è quella della batteria, perché siamo con 3000 mAh contro 4100, e in questo vi devo dire che Huawei, il Mate 7, è veramente una meraviglia, perché non si scarica mai, cioè nel senso, nonostante i 6 pollici di display, ha veramente un'autonomia che è al top, spettacolare, bellissimo utilizzare questo telefono proprio per questa ragione, perché non si ha mai la preoccupazione di rimanere senza batteria nel corso di una giornata lavorativa. Che cos'altro? Ovviamente entrambi hanno l'espansione di memoria con micro SD, c'è una differenza fondamentale ovviamente, no? Questo ha una batteria rimovibile, sono 3000 mAh, ma sappiamo che la batteria è rimovibile. Non è rimovibile invece la batteria del Mate 7, però rimane insomma la superiorità dei 4100 mAh. Qui potete scegliere di usare due SIM card oppure una SIM e una micro SD, qui invece ci sono una SIM card e una micro SD. Che cos'altro? La luminosità, la visibilità, la luce del sole, LG G4 è imbattibile, insuperabile, cioè proprio tra angolo di visione che è praticamente infinito, tra un po' potete girare il telefono a rovescio e continuerete a vedere le immagini, è buono anche questo, ma non è allo stesso livello. Tra angolo di visione e visibilità, la luce del sole, veramente G4 è stato costruito in modo eccelso. E poi buona ricezione per entrambi, mi pare leggermente superiore a quella di G4, però sono quelle sensazioni che avrebbero bisogno di un uso molto più intenso e prolungato. Poi le variabili sono così tante, insomma, che diventa difficile rispondere in modo molto chiaro. Audio in capsula buono per entrambi, non vi ho fatto sentire l'audio invece per quanto riguarda la musica per entrambi i telefoni. Lo facciamo adesso come ultima cosa prima di salutarci, sempre che io abbia scaricato Tuning Radio, e che adesso io ovviamente non vedo, no? Eccolo qua, Tuning Radio da questa parte. Ovviamente possiamo prendere in considerazione solo l'unica radio che avrete nella vostra vita, e quindi Radio Number One. Adesso aspettiamo che entrambi ci diano la possibilità di fare una ricerca. Tagliere all'asta per l'acquisto del Parma. Queste sono le breaking news delle 8 di TGcom 24. Buongiorno da Caterina Ruggeri. E buongiorno a lei. Allora, la redazione del TGcom torna a dire su Radio Number One. Smetti di sognare, è ora di realizzare i tuoi. Smetti di sognare, è ora di realizzare i tuoi progetti. Con mutuo BNL unico puoi acquistare casa.
casa con la convenienza del tasso variabile e la sicurezza del tuo PNL unico, puoi acquistare. Allora, come potrete notare, ascoltando appunto la musica di Radio Number One, hanno LG G4 batte in volume anche il Mate 7, che però non è molto distante. No, c'è una buona differenza. LG G4 veramente esagerato, volume così alto in un contesto di questo genere, poi purtroppo porta LG G4 a essere un po' medioso, ma questo vale anche per il Mate 7. Allora, non scopriremo tutto su Belen come suggerito da Tuning Radio in questo caso, scopriremo tutto su questi telefoni se avete altre domande, perché basterà farle per trovare una risposta. Grazie da Mr. Gadget, buona giornata.